passo. Questa va qui. Finché non torna Miles, dobbiamo accertarci che nessuno soffra la fame. Oh, Peter, che bello vederti. Come stai? Tutto bene? Tutto a posto, zia May. Come procede? Bene, ma c'è molto da fare. Oh, lascia che ti... Ehi, attenta! Sto bene. Non sei stata tu a insegnarmi ad accettare che siamo esseri umani come tutti gli altri? Tu e Ben. Sempre pronti a usare le mie stesse parole contro di me. Sto bene, Peter. Non è nulla di grave. Dov'è Miles? Non può aiutarti? Ah, lo sta facendo. È andato a recuperare dei medicinali al centro accoglienza. È incredibile quanto finiscano velocemente gli antibiotici. D'accordo. Tu prenditi una pausa. Qui ci penso io e dopo andrò a cercare Miles. Affare fatto? Affare fatto. Il mio orgoglio dovrà farsene una ragione. Andiamo, Miles, rispondi. Non posso preoccuparmi anche di te. Zitto, zitto! Una passeggiata, certo. Come ha fatto un gruppo di detenuti a combinare questo? Sembra sia passato un bulldozer esplosivo. Non posso rinunciare. Al Fist servono gli antibiotici. Sentito che rumore la sua testa? Come faccio a distrarlo? Forse l'app da hacker? Cos'è? Ho poco tempo. Il cibo scarseggia, dovremmo fare la... Potrei scavalcare quel muro. Quelli nella tenda sono medicinali. Forse è fatta. Prende... Quando è passato di qui? Iodio... Quel tipo è un animale! Niente antibiotici. Devo cercare ancora. Lo sono entrambi. Voi due, venite qui! Ok, ok, arriviamo. Sarà stato il vento. Che sonno. Avrei bisogno di un caffè. Altre scorte. Ma devo aggirare quegli uomini. No, no, queste informazioni. Non voglio lasciarti in pasto a Benson. Chiudetti la stomaco. Perché i supercriminali hanno preso di mira i centri accoglienza? Riguarda Oswald. Voglio dimostrare che non sono esagerate. Che razza che dice. Ma fin tanto che ci lasciano tenere il bottino. Esatto. Sta roba parla da cifra niente male sul mercato nero. Dai, scappiamo. E va là! I Sebor hanno detto dove sono i depositi. Sì, a quanto pare. Ora il bestione si sta occupando. Wow! Altre scorte. Ma devo aggirare quegli uomini. Possiamo risolverla velocemente. Devi solo dirci i ruoli e date dei vostri rifornimenti. Perché i supercriminali? Le gente di accoglienza. Cos'è stato? Riguarda... C'è qualcuno? Leggere la città. Che razza di esibizionisti. Ehi, ma fin tanto che ci lasciano tenere il bottino, non mi fa sentito. Esatto. Questa roba varrà una cifra niente male sul mercato. Un'altra tenda. Dai, scappiamo ancora. Un paio di kit medici, ma niente antibiotici. Devo evitare il cecchino. Devo sfruttare al meglio questa seconda possibilità. Ma che diavolo? Altre scorte. Avanti, cassa, non deludermi. Amoxicillina. Perfetto. Che razza di armadio! Quello deve essere il bulldozer. Il programma dei rifornimenti. Ora! Yaskazal! Signori, chiedo venia. Il mio partner è... sgraziato.
Non comprende le sottigliezze dell'arte persuasoria. Basta! Oh. Ne avrei fatto a meno. Cos'è? Controlla. Vai. Non credo mi abbia visto. Devo darmela a gambe. Chiunque tu sia, esci fuori! Non tempo da perdere! Quel tunnel. Ti divertono i giochi di luce? Io mi divertirò con la tua faccia! Vieni fuori e prometto di non schiacciarti. Ti prego, non vedermi, ti prego, non vedermi. Non credo mi abbia visto. Devo darmela a gambe. Chiunque tu sia, esci fuori. Non ho tempo da perdere. Ti divertono i giochi di luce? Io mi divertirò con la tua faccia. Vieni fuori e prometto di non schiacciarti. Ti prego non vedermi, ti prego non vedermi. Dove sei? Non c'è altra via, devo superarlo. Mancato poco. Troppo poco. Devo andarmene. L'uscita non può essere. Basta! Giocare! Finito! Oh! Oh cavolo! Oh cavolo! Devo trovare un'uscita! Quando ti troverò, ti schiaccerò! Quel container è la mia via d'uscita. Vuoi sfuggirmi? Devo fare in modo che liberi l'uscita. Via, via! È come nascondino! Io odio nascondino! Ora non mi resta che avvisare May. Lasciami! Molla il portafogli! Aiuto! Lasciatelo stare! Grave errore, ragazzino. Non potete comportarvi così! Ah, sì? E chi lo dice? Ah, il ragazzo, okay. Fegato! Fianchi dritti.
Che diavolo dice? Tra un attimo non dirà più niente. No! Wow. Sei in coda? Nah, sto bene così. Sei in coda. Devo migliorare il mio repertorio. Miles, ehi, ti stavo cercando. Tutto bene? Ehi, sì, non ti arrabbiare. Ma ho un po' di cose da dirti. Lavoro eccellente, Miles. Resta nei pressi del Fist. Se le cose si mettono male, i detenuti potrebbero prenderlo di mira. Sì, d'accordo. Se dovesse succedere qualcosa, sarai il primo a saperlo. Ottimo. Grazie, Miles. Yuri, ho capito il piano di Ryan. Yuri, ho capito il piano di Rhino. Attaccare i centri accoglienza Oscorp. Credo di sapere qual è il suo obiettivo attuale. Da Harlem arrivano segnalazioni di una sorta di terremoto. Tipico di lui. Vado subito. Tu come te la passi? Stanco, ma tengo duro. Andrà tutto come deve. Abbi fede. Nessuno è della mia taglia, Pug. Allora magari ne parliamo? Rhino, spiegami questa alleanza. Non eri un solitario? Conta solo il fine, Pug. Il fine giustifica i mezzi. E quale fine giustifica questi mezzi? La libertà, quella vera! Basta costume! Basta con Rhino! Ah, mi piaceva il tuo costume! Personalità! Dovresti ringraziare. Senza costume sono meno pericoloso. Ok, Rhino. Ora basta! Mai fidarsi di un bambinone di 8 tonnellate. Ora ci penso io. Corpi, ti adoro, ma intromettersi è da maleducati! Come avresti fatto senza di me? Avresti supplicato di smettere. Sì, Galka. È esattamente quello il mio piano. Oh, sembrate marito e moglie voi due. Costruisci la mira! Smettila di colpire me! Il vostro gruppo con Octavius ha già un nome? I Terribili Sei? Quella sporca mezza dozzina? Che ne dici di Sei che hanno ucciso Spider-Man per farne un tappeto? Ti prego, un nome ridicolo! In arrivo! Che meraviglia! Ragazzi, non litigate! Posso giocare con tutti! Ah!
si farà togliere il costume. A te, Octavius, cosa ha promesso, Scorpio? Denaro. Garga non ha idea. Combatte per profitto. Falso. Spaccherei la faccia a Spider-Man anche gratis. I soldi sono mangia. Patetico, Gargan. Schiaccerò io quell'insetto. Potremmo anche chiuderla qui, sai? Non lo direi a nessuno. E lasciare il tuo cranio intatto? Com'è il divertimento? Rhino è stordito. Con la pioggia di pugni. Hai idea di come reagirebbe Octavius se scoprisse che tu hai fallito? Io ho fallito? Sì, tu, scimmione! La convivenza forzata potrebbe aiutarvi ad andare d'accordo! Ok, Yuri, ne abbiamo presi quattro. Restano solo Octavius e Lee. Qualcosa mi dice che non saranno prede facili, ma loro sono solo una parte del problema. I casi di respiro del diavolo sono in crescita e